aspetta fa la scuola lì guaioni e da puta che dice pure la messa che là mi sta aspettando i fedeli. Quando è bravo sto prete, ma ce lo tengo prete così bravo? Nessuno. Solo noi lo teniamo prete così bravo, bravo, premuroso, gentile, dove è confessato dentro la casa, è pure Artemio, onze, fa no, ce ne vengono anche solo picche. Bravo, bravo. Cioè, a te quando che tu si dice? Leggi un giornale. Oh mamma, non arrivai pure qua, ma vengono con la Macedonia. Ah, ma questa che è la banana che è un po' pesante. Ma che macedonia è? Ma la macedonia sta un po' pure per me? No, non c'è sta niente, si è mangiato tutto finito, si è mangiato c'è crepette. Che sta scostumato scriendo? Non vedi ti accompagna la porta? Sì, ma vai, ma che è tardi, che quello mi sta aspettando. Ciao, Giulì. Ciao. Arrivi da presto, Sì, fammi dare una benedizione a sta casa che tu... Anche perché arrivi a piccare benedizio. E ce ne te li Santa e benedetti, Santa e benedetti, buonasera. Ciao, ma come andate a vedere la chiesa che andate a vedere? Punto pure Carlucci che avete poca. No, domenica ci vediamo in prima fila, non ti preoccupare. Oh, ma è stato buono che sono preparato le imbaiatelle. Mi sono fatto una massa per essere lievitato e uno splendore. Guarda quanto è morbido, guarda. Mamma mia. Faccio una figura di queste imbaiatelle. Come mi metto a fare qualcosa su quello telefono dentro sta casa? Pare che mi dà la fonte, oh! Che dice chi è? Pronto? Signora, buongiorno, qui è la farmacia Siffredi. E a me che me ne frega che tu freghi, ma chi è? Signor, ma chi capite? Siffredi, son Rocco, lo farmacista. Oh Rocco, lo speziale, ma tu mi per la paccuta, Rocco, che parla come a me, no? Dimmi, che fate? Ma niente, signor. Siccome mi sono ammalato la fattorina, voi volevo avvertire che le scatole delle pasticche ve le tenete a venire via da sola. Oh Rocco, ma tu hai sbagliato forse? Le pasticche che sono via, le pasticche che dico, le pasticche per la sclerosi del papà, ma va a stare roba un mese, sono fatta la sclerosi. No, Giulì, che ce n'è le pasticche per la sclerosi? Le pasticche quelle che vi portiamo tutte le settimane, dai, lo Viagra. Oh Rocco, ma che stai dicendo? Ma tu non è che hai sbagliato il numero, tu hai sbagliato casa, via processione. Che qua dentro lo Viagra non usa nessuno, oh Rocco. Tutto siamo nudi, certo. Beh, se vede che a marito te li piede nascosto e tu ti rimanga accorto. Il che, insomma, signore, è preoccupante. Senti, carissimo il mio Rock, che mio marito Camille non sarà un Ferrarino, ma porto un passasoi, capite? Certo, appena piccio fa una frega di fuoco. Però quando si scalla pare che va, io mi accontento. Oddio, signor, guarda, scusami un attimo, perché muoio, ma proprio mo mi sta a dire che le pasticche ne ordina marito. Le ordina Carlucci. Vabbè. Ma che stai dicendo, Rock? Vabbè, ma se papà ha consegnato l'Iter, poi è pronto per la rottamazione, che ci fa con lui? Ma che stai dicendo? Oh, tio, guarda, Giulio, facciamo una cosa, vedetevi voi queste cose, le pasticche sta qua, se li volete, venetevela a pia. Pronto, Rocco! A Marta. Oh, vabbè, ma che fate il mattino? Che è? Era Rocco il farmacista, indica ogni settimana che ti porti una scatola di Viagra, ma che ti mattete? Ma quale ti fa reazione? Che la medicina sclerosa, ti viene una torticarella, c'è l'ungliam qua dentro. Ma che vuoi? Ma come trovi? Mi ha fatto rifatto a tutti, chiuso la questione, vai a fare messa. Ma questo è il mattino? Ma mannaggia la miseria. Perciò quando la gommare Ginetta qua a fianco si accuccia con le pitanzalate ti si abbotta d'occhio da dopo cocchi, adesso ma ti se mi preoccupo per un ben a toi, capite? E per me, che se tu succede qualcosa è che una pensione meglio che rientra dentro la casa. Questo deve avere un problema, mi fanno un bicchiere che mamma ne cala. Mannaggia, mamma sera quando arriva Camilla facciamo i conti. Uviegra gli avessi attrezzato la spina dorsale, manca quella. Stumate spiegatate, lo Viagra. Ho 84 anni, lo Viagra. Sto disgraziato. Ma sera quando arriva Camilla, facciamo le conte. E mo te lo dico. Domattina subito io li posto a fare la delega. I soldi li vado a ritirare io della pensione, hai capito? Manca marito, ma a me l'intesta la delega. Hai capito? Prima che ti sproscio tutto, adesso
Neggio, ma te la dico te, ma sentite. Neggio, neggio. Ma capo, ma... disgraziata. E mo su Enzi. Disgraziata, che non sei altro. Sul telefono. Pronto? Buongiorno signora, qui è ditta farmaceutica svizzera Gulut Casaritz. Buongiorno, ma questo parla come un travestito. Dica. Ma pronto, ma lei è un maschio o un femmino? Qui Freulein, signora Freulein. Ma questo travestito ti farà gelando a me. Pronto, ma che vuole, dica. Niente, stiamo effettuando un sondaggio tra tutti i nostri migliori consumatori sul grado di soddisfazione di nostro prodotto Viagra. Lei è soddisfatta? Aperta la fumata iniziale, non mi lamento. Ah, bene, bene. Quindi suo marito ha ottenuto i risultati sperati con il nostro prodotto. No, no, guardi che quel Viagra non lo usa mio marito, E chi è che lo usa? Allora? Mio padre, quando va. Questo signore è in casa, ci posso parlare? Come no, sta qua lo stallone dell'Adriatico, poi ve lo passo subito. Un momento. Sì, sì. Sta facendo le flessioni, palestra, poi lo capiamo, Vedi, c'ho una febbre, che te la fa per quello viene, che te la fa lo sondaggio, te la fa. Che è uno dei migliori consumatori, vedi, che poi ci facciamo il torre set, non vedete? Mannaggia la miseria. Mi dà un po' che po'. Pronto? Buongiorno, tutto a posto? Buona banca, buona posta. Ah, ma che bel signore Arzillo. Come si trova con il nostro Viagra? Mica tanto buone. C'ho una crema. Non sono soddisfatto quasi per niente, non sono soddisfatto. Ma come è possibile? Lei è il primo cliente in tutto il mondo che non rimane soddisfatto. Perché non siete visto. Invece Samano, tanto ne facevo prima e tanto ne fa mo. Quando era fresco pure qualcosetta di meno ne fa. Ma è un fatto strano questo. Lei quante assume al giorno? Giulio, quando ne assume lei? Un giorno? Ma che fai scemi? Che ci faccio con un Viagra? Ha detto lei? No, lei! Ma lei è tu, questa è lei che ti dà. Ma lei è femmina. Ma questo parla dalla Svizzera, dici un po' io. Io? Tu, quanto ne pidi se pasti con lo giorno? Io con lo piglia feia, che io manco l'imbacco con l'acqua sente. Ma insomma, si può sapere chi è il fruito? Il fruito? Sa questo un gioco di frutto. Quanti non buon gioco di frutto? Questo va a sapere più. Vediamo la frugarif. Come lo vuole il succo di frutta? Alla presca, alla precocola, me la cocogna. Ma che succo di frutta? Io vuole sapere chi è che prende Viagra? Ce l'ho più sto Viagra, ce l'ho dei. Ma ce l'ho più, Rubio Rodolfo lo pei, ce l'ho più. E a te chi è Rodolfo? Rodolfo lo vuoi alle. Io lo tengo per far chiù per le galline, io lo tengo. Però mamma non siete arruvanito su Rodolfo, si è spiumito, si è stato parito, non canta manco più, la mattina si è sveglio mezzogiorno, si è sveglio, non canta più. Cosa? Cosa? Io penso che non ho capito bene. Viagra è stata somministrata di un cane di pollaio? Signor Calluccio, Viagra non è per quel tipo di uccello. Oh, ma mettetevi un po' d'accordo con lo farmacista ha detto che è per tutti i tipi di uccelli, che ne sai? Ve lo spiego meglio. Aspettiamo. Beh, scusa un attimo, ma c'è la bagna la telefonata, c'è chiamata, c'è chiamata, insomma, signori, c'è chi è stato? Purtroppo abbiamo chiamato noi. Chi è? Quello? Noi. Chi? Noi. Chi sa Rizzo? Gulut Casaritz? Chi sa Rizzo? Ma chi è? Si chiama Samano, chi ci ha chiamato? Gulut, noi. Tu un Sarriz, noi in Gulut. Vabbè, insomma, è importante che paghiate, ma ci Sarriz gli fa niente. Aspetta un attimo che glielo spiego meglio, aspetta. Spiegalo un po' pure a me, va. Fammi un po' sentire. Adesso metti. Carcito di fantasma, che qua qualche cosa quando il gallo sta giù, ci vuole una balletta rosa o la balletta blu, ci vuole qualche cosa per avvivare il pollaio, ci vuole qualche cosa adesso, Castelnuovo.
sia. Questa che maledetta. Pronto? Lei sta aspettando. Pronto? Ti faccio vedere se c'è resta. Pronta? Pronto? Loro copro. C'è resta, c'è resta. Pronta? Sì. C'è... Allora siete capite? Sì, sì, ho capito bene. Ho capito che voi siete tutti matti. Gli italiani, scheisse fangule. Al basket, ti ho già mandato, ma basta di capire. Ti ho già mandato per diretta, no, ma certo. Ma c'è che capite, disgraziata maledetta, loro cuore, te passa. Te maglia, ma fa la delega lì posta e poi ti porto loro cuore a Santa Mira. Sento, dai che... Alla mattina, all'UL, mettici un po'... Un po' di rosci dell'ovo. Poi ci poteva pure un Marcello, papà, che dici? Un po' che di zabob, eh? Ma c'è l'idea, eh? Vedi lo quello andagli da dopo. Allora, ti es. Allora, ti chi vai a comprare Lucianore domani? Ma no, lo quello, allora. Lucianore. Disgraziata maledetta. Lucianore. Beh, si è ritto. C'ho il lupo regalo la mattina, quando andava a mangiare le galline, lo vedeva. Non poteva manco piccare un gol. Mostro il telefono, lo stacco. Colombo. E bisogna preparare l'imbaiatella. Ma guarda un po'. La 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 la. Dica monne, dica monne, s'appacciate la topa di nonne. Per la casa è currente che la topa sfuma chienne. Dica monne, s'appacciate la topa di nonne. Per la casa è currente che la topa sfuma chienne. E nonna Giulina ti zuffo, con un camillì attende la topa. Dica monne, s'appicciate la topa di nonne. E nonna Giulina, i dall'orte, ci ha trovato un uccello morte. Se pensavi erano grilli, era l'uccello di nonna Camille. Oh no! Oddio! Oddio, nonna! Oddio, nonna! Oddio, nonna! Ma mi fai venire infarto, donna, tu mi scusi all'improvviso, donna. A me si è spostato il cuore, dove stai, purtroppo. Oddio, nonna. Beh, oddio, o no? Dove hai il cuore? Mica sono andata di nascosto. Oddio, nonna. Tu che andavi tutta concentrata, che poteva essere un ladro, che manca sentiva. Oh, nonna, ma io mica stavo concentrata accanto, io stavo concentrata a massa, nonna. Vi qua, come sta a vi qua, nonna. Oh, no? Ma che era la canzoncina che stavo cantando? Dove si imparata? Perché li sentite, nonna? Tutta. È bella rosa, nonna. Ah, ecco, nonna, quella è una filastrocca, nonna. Che quando mi sono sposata, mi hanno fatto la serenata e i parenti mi sono venuti a casa e mi hanno portato questa bella filastrocca. Ecco, nonna. Che c'entra la topa, no? È bella rosa, nonna, la topa, che c'entra la topa, nonna. Di là un po', nonna, la topa è... Che no, la topa, quando è ora di pigliare la marizza, piglia un fuoco. E te lo vero, nonna, hai detto, nonna è matta, nonna Carlucci, nonna, la topa, è bella rosa, la topa, nonna, nonna, perché quando stavamo a cantare la serenata, stavamo tutti intorno a questo cammino, quando da comigno è cascata una sorca femmina, la topa, nonna, ecco, dai, di qua capo d'ambaro. Perché sfuma che va, no? Nonna, sfuma che ha sentito tutto, proprio davanti, perché sfuma che va, aiutami. Perché quello, nel nocolo, troppo stare chiuso, si abbia un fuoco. È bello. No, nonna, non è lo vero, nonna, di retta, andate capo. Perché quando la topa è cascata in mezzo allo fuoco, nonna, ha cascato sopra la frascia viva, nonna, si è appoggiato lo pelle, abbia d'accordo la cucina, quello sfumo che è la topa stomica. Ecco, nonna, devi qua fare, nonna. Ecco. Lucil? Da chi era Lucil? Oddio, no. Quanti curiosi, no, è bello. Ecco nonne, perché nonno Carlucci, nonno Camille, che è un dirchio, invece da portarmi una bella brillocca che margalò quella sera, un uccellino, un passerotto, l'uccello di nonno Camille, ecco, dai di qua, no. E l'urtenetto sa morto, sto uccello? No, ma che sa morto uccello di nonno Camille, nonno, se marò. Hai sperato tanto che serveva, ma gliela fatta. Povero uccello. Di qua, nonno, catambara, allora, nonno, guarda, ma basta con le domande, nonne, troppo curiosa, nonno, sì. Allora, la massa l'ha stata preparata questa mattina. E la so fatta arpusà. Che se era straccata che la si è fatta arpusà? Dico di belle nonne, perché non c'è niente, è troppo bella. No, nonne, perché la massa, quando la ammassi, nonne, la defastano paradore, se te arboni, sa rilevità.
Quando sarà levetata e sarà pulita, non è pronta e tu la puoi lavorare. Hai capito? Ma prima di lavorare la massa, dobbiamo dare una bella spruzzata di farina, nonna. Perché se no si attacca sopra la tavola e combiniamo un 48. Dai un po' una bella spruzzata di farina, nonna. Fammi un po' vedere. Così, nonna? E questo in mezzo, qua ci sono prima caro, nonna. La farina, nonna, si dà su ginnà, nonna. Così qua, nonna, su ginnei. Su ginnei, nonna. Vedi come su ginnei la farina? Ma qui c'è vuole uno scafandro. Nonna, quando si lavora, si lavora comodo. Quello che si sporca, dopo si pellisce. Dopo che abbiamo dato questa bella spruzzata di farina, nonna, siamo pronti per dargli una bella manipolata con le cagne della mamma. Guarda come fa la nonna. Una botte di qua, una botte di là. Una spende di qua, una spende di là, una sfracchiata di qua, una sfracchiata di là, ogni tanto nonno, pure la mezzcar da uscire. Prova un po' tu, nonno. Oh no, ma è tosta, gliela faccio. E gliela fino, nonno, tu spingi solo anche i bracci, nonno, non va bene. Quando il massere ti cala una carna scritta che domattina gliela fai manca per tenate, nonno. Tu non devi spingere in quelle bracci, nonno. Tu la spegni in quel bacino, nonno. E dammelo sto bacino. Non di pelle, capisci niente, mi è troppo bello. No, nonno, lo bacino in la bocca, lo bacino con lo culo, nonno. Quando si ammassa, nonno, è tutta una questione di anga, vedi, nonno? Vedi? Vedi? Vedi, nonno? Vedi, ti morre da me, nonno, retroculami. Guarda, guarda bello culo, nonno, guarda. La botta di qua, la botta di là. La spende di qua, la spende di là. Prova un po', mo'. Così? Bravo, nonno, hai visto, mo' come spingi, nonno? Brava. Oh, tra una spende di qua e una spende di là, gli ridiamo una bella spruzzata di farine, se no la massa s'agnessa. No, ma che significa s'agnessa? Non, s'agnessa. Che fa la scuola niente tambare, non? S'agnessa significa? Allora, la massa si agnessa significa che la massa si è agnassata. E se la massa si è agnassata, le imbaiatelle vengono agnassate. Quindi nonne, sia, sai, signor, tu che ride tanto, scusa un momento, perché tu lo sai, spiegilo un po' tu che significa se agnese hanno potucciami, spiegilo un po' per piacere. E la signora, se tu sai che ride a fa, che ride, che bella figura, nonna. Aspetta, nonna, ma tu lo trovi una. Aspetta, che sono ancora un po' cinne. Oh, guarda che bella signora che sta qua, nonna, dillo un po' tu al nipote a me che significa se agnese, dillo un po'. Signor, non lo sai? Quando si dà papà vino non abbassi nessuno, donna. Tutta la pasta all'uovo va, donna. Ci sta una femmina che ammassa dentro questa piazza. Signor, dillo un po' tu, significa s'agnese. Tu ride e parli, signor. Ride tranquillo, donna. Stasera ci sta un tombino. Tu ride tranquillo, non ti preoccupare. Senti, donna, s'agnese e pasta. Quando s'agnese uno va buono? So capito, s'agnese, insomma. Bravo, andò. Andò, vi può piacere, dammi la mano, che so vecchi. Aspetta. Spegnalo qua lo culo. Bravo Antonio. Bravo, beata gioventù. Bravo. Non s'agnese e basti, capite mo? Sì, sì. Ecco. Allora, dopo non che abbiamo preparato la massa, prendiamo il mattarello e facciamo una bella rotatoria. Nonna, rotatoria, così, guarda. Prima da una parte, poi da quell'altra. Poi la giri, nonna, la devi sempre girare, perché se tu non la giri non ti viene una bella rotatoria, ma ti viene una cosa spillonga che stasera tagliamo l'imbaiatello fino all'ucciorquete. Invece, nonna, noi dobbiamo fare una bella ruota, vedi? Vedi? Vedi, nonna? E tra una botte di qua e una botte di là ti ridiamo una spruzzatina di farina che fa sempre bene, nonna, vedi? Guarda quanto è bello. Oh no, ma dopo tutta questa fatica che ci facciamo con la massa? Nonna, con la massa ci puoi fare tante cose, ma in questo caso specifico ci facciamo le imbaiatelle. Ah, l'imbaiatelle capi tu è buona? Nonna, allora tu mi vuoi offendere a me? Sono domande da fare questa alla nonnina? Come sarebbe a dire, nonna, le imbaiatelle che ho fatto è buone? Le imbaiatelle di nonna Angiolina sono rinomate in tutta la provincia di Terme e anche forse l'Abruzzo per scarichette e dintorni. Hai capito? Sulle imbaiatelle di nonna Angiolina, se tanto lo vuoi sapere, nonna, c'è stato fatto pure una canzone. La vuoi sentire? Ah, sì. Poi ti accontento subito. Musica, maestro, stiamo sempre pure con te. Se vuoi per farci ridere un po', ti inventa pure, dici, dici.
fascia, da quando ero una mammoccia, da quando ero una fantelle, sacce pali impaiatelle, da quando andavo con le compagne a scuola a fare delle magagne, da quando conosce la bidelle, sacce pali impaiatelle, e adesso te lo insegnerò, vi qua. La farina va setacciata, uovo fresco e di giornata, l'impaiatelle di nonna Giulina, li rechica la mattina, parfumante de palafessa, che la masse de sagnessa, vinte pronte che la farina, sta senti nonna Giulina, l'impaiatelle faceme. Sì, sì. Guarda qua, Dan. Eh? E voilà! Ma che madre! Non ci fa, signor? Eh? Signor, se bevo a oro, 8 euro, papì. Ti faccio pure l'imbasciato, ti faccio l'uletto. Oh, ma siete finito se fare tutto questo macello? Se marito, se sapessi soldi, l'urcagni. Tutte cose, eh? Oh, ma tutto questo macello, è venuto la gommara norina. Vieni con me, entra. Falla andare a sapere che c'è il rapico, falla andare. Oddio. Dio, con madonna santa, guarda tutta sta, farina spagliata, che perché a me ci vuole il fendo farina, ma che è? Il fendo farina. Certo, il fendo farina, guarda, tutta sta sprecaria. Mi fendo niente. Allora, non sai che ti dico? Dimmi. Caccia la freccia e parcheggia sul volo, vi? Oddio, ma come ti una bocca cerva, manda ma. Dopo sogno lo caffè, ma lo cade qua, va, mangia pensate, che se la comare ti sembra vuoi da scherzare. Ma... o ci mangiava con maronori. Ma che è sta puzza? Il cagnato qua? Per questo facevo un bagno con 12 di giugno, eh? Ma che è? Io sento la puzza, madonna santa! Madonna mia, che? Ma non è? Questa va? E che è? No, che è? Perché? Ah, tu, che è? C'ha puzza d'aia, madonna santa! Hai visto, fra... ma io tu l'ero detto da lasciarlo perdere il colluttore artigianale che ti messo in mente da provare. Un colluttore artigianale, dove li piate? Lo consorzio agrario? Che consorzio? Ma che si fa da sole? Pure. Vieni un bicchiere d'acqua, e ci mette 3-4 spicchi d'aglio e poi ci ammollo la tendina. Veramente se spicchi d'aglio ce ne mette 25. Seconda cosa, l'aglio è un antibiotico naturale. Ah, certo. C'è. E ma questo beato ci hanno detto sta in paradiso un meccanico dentista che me lo consiglio a sto rimedio, che un meccanico che dentista, ma da quando io uso questo rimedio io dico che tu la visciacculo dentro la bocca e per forza se ne è per la pozza. Scusa adesso, scusa comma, a proposito di meccanico, io segno io da papà cagna la frizione cingolata, io mamma che mo dopo la massa in bere pure a manovrare il trattore, ma che fatica fa fare una frizione a mano piccola.
con malo sì, come si dice anche a noi, povera ma l'arte mi tra da parte. Brava, che dopo ti faccio vedere pure come sarpolisci le vedelle che ci fai pure i mazzarelli. E certo, e certo, già che la teniamo a fugare sta frighi, portiamo io l'acqua e facciamo tutto, insomma. Ci vediamo più tardi. Ciao, ciao, ciao. Ma no, Marco, manda la filastrocca da 10 anni giorni, Anna, Ciao. Che quando la gesti facciate qualcosa sotto che vuole riuscire con me? Dio, prendendo che vuole si dice con me che mo quando ti si sposa mi rubare la cicogna sicura, no? Sì, mo c'è la cicogna e chi lo fa con calma, mo si sposa, si gode un po' la vita e poi la cicogna quando arriva arriva. Beh no, che ci vorrà va ma, Marta, maggio, maggio maggio, che ci vorrà va maggio Scusa un po' con me, tu che cosa ne sai che la cantituccia mia si sposa? Come che ne sai? Ti, per secolo paese senza parlare d'altro e poi manda malupretta fatta un protocamento, madonna mia veramente di parole mocchia scrisci rimette. Ha fatto tutto un discorso in un parlamento, ha fatto un omelette, guarda. Affrettato, va passato. Omelette. E che ci passa a mangiare l'upretto? Tu dici che ha fatto un'omelette, che omelette. Ne sai? L'upretto fa un'omelette, l'upretto per la lemba fa il rustello la domenica, che ne sai? No, tu hai detto un'omelette, tu l'hai detto. No, 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 tutto l'upretto, come si dice quando dà il conto di cose? L'omelia, come si che so ditti, l'omelia, Dio, guarda, la cena era rimasta senza parole, guarda, ha fatto tutta una parabolica panoramica su quando è dura resiste la tentazione, come, soprattutto quando la tentazione riguarda il piacere della carne, come. Soprattutto perché dopo che si è mangiata la carne si può fare pure una bella scofanetta di Macedonia e ci può crepare certo, tutto. Con tutto un contorno di figure di banane come, e saparisce come saltarato quando abbiate parlato lo serpente tentatore. Guarda. Che fai il saltarato? Saltarato. Lo prendo saltarato, non sapevo. Saltarato. Artarato, cosa ho detto? Sangazzate! Ah, Sant'Antonio, ma facetemi capire, ma tu la messa in dovici, oggi sono fruttarulli, li perli, melli, banana, ma te che gira sta Macedonia. Guarda, non capi niente. Guarda, com'è che la questione della frutta è una megafona, come te poi si dice, una semolangudine. Tu dormi, Com'è? Guarda, da tutto quello che ha detto l'upretto, io mi sono fatto tutto conto e so dite, non è che niente sta pensando a sta cantatuccia nostra. E allora, giustamente, mi sono piata a dire, non è che dalle volte, sì, ci avesse capitato proprio la nostra cantatuccia. Sì, come è? Di questo so pensato. Com'è? Ma tu... La cantatuccia mia, io sono la mamma, me ne avessi accorto, tu che dici? Ma che fai, stiamo scherzando? No. E poi anche ci avessi capitato, non fosse né la prima né l'ultima. Dio, madonna santa. Anche perché ci sta pure quel detto che a me me l'ha insegnato papà. Com'era quel proverbio, papà, sì, che mi hai insegnato tu? Tanto va questa gatta all'ardo che si ha riporto un bel micino. Ma che cazzo di proverbio è questo? Ci sta la merenda. Ma veramente? Sì, e la coppa è sempre delle mamme, perché quando la gatta manca, la toppa appalla. E certo, che mamma. Poco, certo, sa ballare la porca sin da poco ora che io del resto ballo il ballo del mattone in marito me. Cioè crede, marito ti fa un buon attore come ballare. Sentite, a me con tutta questa ballera mentre mamma stai dipendo la coccia. Cioè, tu mi la dici perché sei corso qua giù a raccontarla a me sta cosa? Candide si sposa, ebbene, ma tu subito pensate a Candide. Comma, io in accusa sicuro sono venuta a fare, perché l'amicizia si dimostra pure quando è scomoda, comma. Allora, sono te dite che tutto sto praticamente ha fatto sto prete, allora subito mi è venuto in mente in corto si chiui per tante da venite a mettere l'appoggio dentro la recchia, ma se no che San Giovanni sembra noi. Capito papà? Oh. La gommare mi è venuta a mettere l'appoggio certo, dentro la recchia, che io vuoi tanto be. Una bella appoggio mi ha messo la gommare, che sì, altro che un appoggio dentro la recchia, che sei una supposta di glicerina che è. Anche perché
che a me le orecchie da un po' di tempo che mi fischia, da quando è venuto Don Fermino qua dentro. Ma che dentro tutto quello mi dice che mi sono un babbo, io sì. Comunque guardi, io questa cosa, ma come a tutti da spiegarmi, no, no, no. Perché io questa cosa non posso concepire. Ma come tu no? Mi devi spiegare. Spiegati per favore. Non te lo spieghi perché tu veramente mi pieno con tondarella, ma tu. Fammi capire un po', mi piace. Dai un po', ma te lo faccio capire. Ecco, mori di pandef. Sì. E ci sono nascosti per la puzza d'aia. Che ha fatto la prova, sono lei. Con la coccia. Ti scoppi i che mai li fatta doppa? Ma che dire, la prossima, sto bene.